Fabio Fognini quasi in ciabatte praticamente, visto che siamo vicini al mare a Cagliari, batte nella gara inaugurale del turno del playoff di qualificazione alle finali di Madrid di fine 2020, batte in questa prima partita di Italia-Corea del Sud il tennista sordomuto Daki Lee con il punteggio di 6-0-6-3, insomma, non lasciando praticamente mai scampo al suo avversario per tutta la partita, con un Fognini che ha dominato veramente in lungo e in largo. Questo match ha sbatacchiato di qua e di là, manovrando il gioco a suo piacimento, manovre e trame di gioco ottime davvero da parte di Fabio. L'abbiamo visto anche piuttosto bene a livello fisico, a livello mentale non si è mai scomposto, nonostante nel secondo set comunque ci sia stato un timido, comunque c'era stato un tentativo da parte di Daki Lee di tornare in partita. Da 2-0 Fabio aveva subito un po' il rientro del coreano, che era rientrato sul 2 pari, poi insomma sul 4-2 aveva avuto due chance per chiudere prima magari l'incontro, andare sul 5-2, ma comunque Fabio non si è scomposto, ha continuato pazientemente a tenere il controllo dello scambio, perché quando Fabio comunque non accelera, gioca in controllo, gioca senza prendersi rischi eccessivi e manovra lo scambio, riesce sempre a prendere le redini dello scambio e a manovrare il suo avversario, allora non ci sono problemi. È chiaro che c'era anche un giocatore di fronte assolutamente impresentabile, direi, a questi livelli, soprattutto anche per la superficie su cui si giocava, perché comunque la superficie dei coreani è il cemento e chiaramente sulla terra rossa non riescono a districarsi egregiamente. Da chi lì ci ha provato, però insomma davanti a un quasi top ten che comunque appunto fa della terra rossa la superficie preferita, e chiaramente non riesce a competere, perché sono livelli assolutamente fuori dallo standard del coreano. Abbiamo avuto anche un po' di fortuna, perché comunque mancavano alla fine i due giocatori più rappresentativi, ossia Kwon, che adesso è il numero 69 del mondo, ma soprattutto Yeon Chong, che è ancora alle prese con i suoi perenni malanni fisici, insomma lo hanno perturbato praticamente in tutta la stagione scorsa e ancora si riacutizzano all'inizio di questa, quindi insomma chiaramente anche una Corea debilitata. Fra poco quindi ci sarà il debutto assoluto in Coppa Davis, ci sarà anche molta curiosità di rivederlo in campo, di Gianluca Magher, che affronterà Nam, che è il numero 1 a questo punto della Corea, numero 238, a differenza di Kwon che è sceso, scusate, di Daki Lee che è sceso al numero 250. Curioso, perché a un punto sarà il primo impegno di Gianluca Magher dopo la splendida cavalcata di Rio de Janeiro, e quindi sarà bello rivederlo in campo. Scende in campo lui al posto di Lorenzo Sonego, perché il tennista torinese ha avuto un piccolo problema al polso e quindi lo terrà fuori per questo incontro. Comunque appunto per Fabio, per chiudere il commento, dico: si può rimproverare a Fabio tutto, si può veramente dirgli di tutti i colori, ma non che sia attaccato alla nazionale, perché anche in una partita così segnata, comunque scontata, piuttosto evidente dal risultato piuttosto scontato, perché insomma la Corea arrivava veramente a questa sfida con pochissime velleità,
Fabio Che, nonostante appunto potesse essere già in America per Indian Wells, visto che avrà anche problemi ad andare in America per via proprio del coronavirus, che potrebbe addirittura impedirgli di giocare il torneo di Indian Wells, perché tutti coloro che rientrano dall'Italia in America dovrebbero stare in quarantena per 14 giorni. Di conseguenza, insomma, vedremo se interverrà l'ATP, ma sicuramente è una questione che terrà fuori, dovrebbe tenere fuori addirittura anche Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia e tutti i tennisti, e Gianluca Magher anche impegnato nelle qualificazioni, e tutti i tennisti italiani appunto impegnati nella Davis. Appunto, insomma, Fabio, quando c'è la chiamata della nazionale, quando deve indossare la maglia della nazionale italiana, lui risponde sempre precedente, e da quel punto di vista non possiamo assolutamente rimproverarlo, perché è davvero un uomo da Davis, è un uomo che non abbandona mai la barca, anche in queste gare scontate, anche nelle occasioni più difficili, ma la maglia della nazionale la vuole sempre onorare fino all'ultima goccia di sudore. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, lasciate una like, mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E a questo punto, appunto, scende in campo Gianluca Magher per blindare di fatto questa qualificazione alle finali di Madrid. E a questo punto, arrivederci, ragazzi, al prossimo video.